Corazzata Kairoski rinnova l'appuntamento con un giovane socio di tutta Italia, come si è autodefinito al forum di 2 anni fa a Milano. La prima domanda: essere giovane socio, essere protagonista, quindi cosa significa essere giovane socio oggi e anche ieri magari? Intanto vuol dire non essere vecchio come me, e poi vuol dire trovare tutta quell'energia che i giovani hanno per una buona ragione. La buona ragione è esattamente quella di fare il proprio massimo per il proprio territorio, e lo si può fare in tanti modi. Uno di questi è fare mutualità bancaria, e se il giovane socio mette il suo entusiasmo, la sua modernità di sguardo e la consapevolezza, che poi comporta un po' di competenza, noi arricchiamo i territori e arricchiamo di opportunità gli altri giovani dei territori, soprattutto creando lavoro. Grazie mille. All'inizio del suo intervento lei, diciamo, si è complimentato con l'accoglienza, con anche, non lo so, il nostro calore. Quindi le chiedo, per 1 chilo di mozzarella, la Campania uguale mozzarella spesso, cosa baratterebbe? Una melagrana. Non sarebbe 1 chilo di melagrana, ne basta anche una piccola. Però la melagrana, che anche oggi ho voluto consegnare simbolicamente, è proprio il segno di questa necessaria unità, cioè il cooperare, il fare le cose insieme è qualcosa di estremamente egoistico, perché io so che cooperando, collaborando con qualcuno raggiungo obiettivi che da solo non sarei in grado di raggiungere. Allora, in cambio di una mozzarella, o direi a fianco di una mozzarella, qualche grano di melagrana, possibilmente proveniente da una melagrana nuova, robusta, anche con un contenuto digitale. Non hai mai vista tu una melagrana digitale? No. Te la faccio vedere dopo. Grazie. L'ultima domanda: lei ancora in questa sua, diciamo, in questo suo weekend non ha avuto modo di vedere i templi, ma sicuramente i locali la sera ha avuto modo di visitarli? Non ho visitato né l'uno né l'altro, spero di vedere i templi questa sera. Templi che sono per me una straordinaria emozione ogni volta che li vedo. Tra l'altro questi di Paestum sono tra i più belli al mondo, i meglio conservati, e unire i prodotti tipici come quel chilo di mozzarella, esatto, 1 chilo di templi e 1 chilo di giovani soci, non ci batte nessuno. Un connubio perfetto. Grazie mille. Grazie. Kairos giovani soci, Corazzata Kairoski. Purtroppo questa volta verrò intervistato io, quindi cederò il microfono alla giovane socia che mi sta tartassando di domande, insomma. Prego. Ciao. Chi la fa l'aspetti innanzitutto, siccome sono anni che ci massacri con le tue domande, questa volta tocca a te. Assolutamente. Allora, tu vuoi sapere sempre tutto di noi, ci intervisti, quest'anno vogliamo conoscere te. Maro. Cominciamo con la prima domanda. Vai, ci sono. Allora, abbiamo saputo che hai una passione per Firenze. Ci chiedevamo il perché. No, è solo perché è una bella città, non per altro. No, non ci posso. Facciamola abbassare magari, perché non so. No, vabbè, diciamo che è una città che, insomma, ho visto, con dei trascorsi che ho avuto, insomma, sentimentali, quindi. Però non è che mi piace, cioè mi piace perché è la città, non per altro. Non infieriamo. Ok, andiamo avanti. Abbiamo anche saputo che sei un bravo ballerino. Sì, me la cavo, ci provo. E quindi ci puoi dare una dimostrazione? Dopo magari. Ora. No, posso fare al massimo il tippo tappo di Billy Ballo. Mi hanno detto che sei molto bravo sul moonwalk. Non ci penso proprio, quindi, perché vai, già poco, so Stefania. Pochissimo. Vai. Moonwalk. Sì. Ma non mi va bene. Vai. Basta. Grande. Grazie. Apprezziamo la buona volontà. Ultima, Maroni. Ultimissima. Vai. Ce l'hai quasi fatta. Allora, sei diventato famoso in tutti i gruppi dei giovani soci per il fatto che negli ultimi forum, diciamo, hai cercato di conquistare Marzia. Sì. Quest'anno forse era la volta buona, però Marzia non c'è. Non c'è, è andata via. Allora, ci chiedevamo, ti va di trovare una sostituta di Marzia? Assolutamente, nessuno è indispensabile, quindi, in questo mondo. Quindi. Vai col video messaggio. Ah! Vai, beh. Un casting. Ragazze, tanto questa la tagliamo, quindi, insomma, così. Oh. C'è anche il video, benissimo, quindi niente, dato che stiamo, come si dice, in barca, remiamo. Chi volesse conoscermi,
adesso mi chiamo Antonio, quindi mi potete anche aggiungere su Facebook, non do il cognome, e quindi niente, un bacio. Allora, se lo volete il cognome ve lo do io, candidatevi in molte, lui comunque Antonio Abate Battipaglia. Ragazze, candidatevi, entro la fine del forum dobbiamo farlo fidanzare. Baci!